premio Porto Venere Donna, un appuntamento consolidato dell'estate di Porto Venere. Assolutamente sì, infatti anche quest'anno siamo lieti di ospitare questo premio proprio a Porto Venere, perché oltre ad essere un onore poter premiare questa donna che ha questa importanza a livello mondiale praticamente, abbiamo anche l'onore di ospitare proprio il premio a Porto Venere, e non può far altro questo evento che promuovere il territorio. Inoltre quest'anno, appunto, come anche l'anno precedente, il premio è stato fatto proprio dal maestro Vaccarone, che questa settimana farà una mostra proprio nel castello e siamo lieti di ospitarlo. A maggior ragione abbiamo questa collaborazione di più eventi proprio con lui. Ecco, ma ci sono anche delle novità anche dal punto di vista logistico per permettere a tutti gli interessati di poter partecipare comodamente in questa serata. Assolutamente sì, infatti la novità di quest'anno è proprio aver messo a disposizione, proprio in occasione di questo evento, il trasporto marittimo dalla Spezia fino a Porto Venere, di modo che un turista o comunque qualsiasi persona può venire comodamente a Porto Venere senza alcun tipo di grippo. Ecco. Il premio Porto Venere Donna ogni anno premia il valore delle donne. Ecco, quest'anno chi sarà la donna premiata? Quest'anno abbiamo l'onore di premiare una scienziata, la professoressa Amalia Ercoli Finzi, docente al Politecnico di Milano, prima donna ingegnere aerospaziale, conosciuta un po' in tutto il mondo come mamma della missione Rosetta, che ancora oggi dirige un progetto a 80 anni, con 5 figli, una famiglia e con la voglia di creare la mentalità nelle giovani generazioni di studiare la scienza, soprattutto nelle ragazze, nel mondo femminile. Ancora oggi dirige appunto un progetto per la ricerca per la Luna e per Marte. Nei giorni scorsi, leggendo alcune interviste e alcune notizie su di lei, ho appreso che spera vivamente di poter ancora andare sulla Luna. Forse su Marte dice che sarà un po' difficile, perché ha 80 anni e forse 4 anni di viaggio le sembrano un po' rischioso, ma sulla Luna sì. Questo desiderio di una donna di quest'età e la sua curiosità, ma soprattutto anche la sua amabilità, la sua disponibilità, la sua semplicità, hanno fatto sì che ci conquistasse tutte e che quindi la scegliessimo senza nessuna esitazione. È un ritorno di una scienziata dopo Margherita Hack, dopo Rita Levi-Montalcini, dopo Barbara Ensoli. Oggi abbiamo di nuovo una scienziata.